Alla vigilia del primo impegno ufficiale nella stagione 2021-2022, il Catania, caro mister Baldini, è pronto? Ma non so se ci sono squadre pronte in questo momento. Naturalmente anche il Catania è in fase di rodaggio. I ragazzi hanno lavorato molto bene in questo periodo. È una squadra che dal punto di vista dell'impegno non gli si può dire assolutamente nulla, e questo è già un punto di vantaggio a favore nostro. Tiriamo le somme del ritiro precampionato. Ma è stato un ritiro lungo, complicato per qualche vicenda di Covid. Abbiamo avuto pochissime possibilità, una possibilità di fare amichevoli. Abbiamo cercato di sopperire a questo giocando spesso tra di noi a campo grande, quindi penso che i ragazzi sotto il punto di vista atletico naturalmente non siano al 100%, però abbiamo svolto un buon ritiro. Capitolo disponibilità in vista della gara con la Vibonese. Avremo qualche assenza per problemi di tesseramento e quindi avremo la possibilità per questo motivo di vedere magari qualche ragazzo nostro e qualche giocatore nuovo che è arrivato. Abbiamo acciaccato Clayton per una piccola distorsione, però penso che lunedì sia ripiegato alla squadra. Abbiamo fuori Albertini, ripeto, qualche problemino di tesseramento dell'ultimo momento, ma sono tranquillo. Sono tutte situazioni recuperabili in vista dell'esordio in campionato? Assolutamente sì. Passiamo alle domande. Giovanni Finocchiaro per la Sicilia Gazzetta dello Sport anzitutto chiede: quanto conta la caratteristica di Maldonado per dettare i tempi delle giocate in profondità? Beh, se questa è una domanda che nasconde una domanda su quanto è importante Maldonado per questa squadra, direi assolutamente importante. Non abbiamo nessuna intenzione di privarci di Maldonado. Penso che Maldonado qui in questo momento e per quest'anno abbia le condizioni migliori per poter ancora migliorare. Penso che Maldonado sia un capitale della società e quindi Maldonado è un giocatore importante per questa squadra. Che tipo di centravanti al posto di Sarau? Con quali caratteristiche? Ho detto fin dal primo giorno che mi piace avere Rosa un centravanti di peso, come si dice, ma mi piace avere anche un falso 9, un giocatore che non dà punti di riferimento. Siamo alla ricerca di questa tipologia di attaccante, il direttore ha la mia massima fiducia, quindi siamo alla ricerca di caratteristiche degli attaccanti, insomma sono queste. Enrico Salvaggio per calciocatania.com: rispetto a quelle che erano le intese di giugno con la società, come reputa al momento la costruzione della squadra che le è stata affidata e cosa manca per chiudere il cerchio? Ma sicuramente manca ancora qualcosa, il direttore lo sa, siamo in sintonia totale, stiamo lavorando con delle idee ben precise. Mancano sicuramente, può essere l'attaccante, manca un difensore centrale, manca un centrocampista, però ci sono ancora 10 giorni di mercato e mi è stato garantito che la rosa verrà completata e sarà una rosa di livello. Sono già contento dei giocatori che ho a disposizione, i nuovi si sono integrati molto bene. È logico che ci vorrà, sono andati via dei giocatori importantissimi perché insomma è inutile citare, ma insomma Silvestri, Sarau, Dall'Olio, Welbeck erano punti di riferimento, però ripeto, questa è una squadra che si mette a completa disposizione, ci vorrà qualche tempo per riformare il gruppo, però i vecchi stanno contribuendo in maniera importante alla maglia di questa squadra. Alessia Lomonaco per Sicra Press: in vista dell'esordio di domani, come sta il gruppo dal punto di vista fisico e mentale?
Ma sono, c'è curiosità domani, ripeto, perché il Covid è nient'altro, visto che ho letto diverse cose, ma il Covid è nient'altro, ci hanno permesso di fare amichevoli, ne abbiamo fatta una, dovevamo farne altre, l'abbiamo dovute sospendere, ma come è giusto che sia per protocollo sanitario, e quindi c'è curiosità di vedere la squadra, quelli che saranno a disposizione domani. Ripeto, abbiamo la possibilità di vedere all'opera qualche giovane, non mi spaventa questa cosa, è una partita che prenderemo sicuramente in maniera molto seria, ma ci serve anche per capire come ci stiamo avvicinando a questo campionato. Martino Schillaci e Giuliano Spina per Catania Channel dei Catania chiedevano quanto potessero influire gli ultimi avvicendamenti sulla preparazione. Abbiamo già parzialmente risposto, se vuole aggiungere qualcosa anche a proposito dell'importanza dell'amalgama di cui parlava. Se le ultime situazioni si intende naturalmente l'aver perso Sarravo, l'aver perso Dall'Olio, l'aver perso i giocatori di riferimento, io vedo i ragazzi lavorare tutti i giorni in campo, e sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista dell'intensità, sotto il punto di vista di quello che mi danno negli allenamenti, non è cambiato assolutamente nulla. Ripeto, sarebbe utopia pensare in questo momento che il gruppo si sia già formato. Io non ho nessuna intenzione di prendere in giro nessuno, sono di tipo sempre quello che penso. È logico che in questo momento, dopo 28 giorni di lavoro, non so quanti sono, pensare che un gruppo sia già amalgamato dopo aver lasciato anche giocatori importanti non è così, però lo spirito è quello giusto, giustissimo. Ancora due domande. La prima: ci sarà possibilità di vedere Monteagudo da titolare? Sì, assolutamente sì, partirà dall'inizio, è un giocatore che abbiamo voluto, abbiamo scelto, abbiamo guardato, è un giocatore che ha margini di miglioramento secondo me importanti e non è stato scelto a caso, insomma è un giocatore che abbiamo studiato e conosciuto. Infine, Pietro Santonocito per Azzurra TV, il 4-3-3 dell'anno scorso ha rappresentato una certezza sul rendimento globale della squadra, che ci è parsa più equilibrata. Supponendo che sia questo il modulo principale, state vagliando anche altre soluzioni, moduli differenti, o puntate tutto sull'adattabilità di nuovi al 4-3-3? E non parlo mai di moduli, parlo di occupazione degli spazi, torno a parlare di occupazione degli spazi. Alcune volte occuperemo spazio giocando con i tre attaccanti davanti perché vorremmo andare a lavorare su determinate zone di campo, altre volte avremo la possibilità magari di occupare il campo in maniera diversa. È logico che in questo momento, se vogliamo parlare di numeri, abbiamo lavorato sul 4-3-3, abbiamo lavorato sulle varianti del 4-3-3 che possono essere il 4-1-4-1, quindi abbiamo lavorato su moduli che ci possono permettere di andare a pressare in avanti e di dare pressione in avanti. Grazie. Prego.